Benvenute in un nuovo video. Oggi volevo farvi vedere dei gel che ho preso di un marchio nuovo per le unghie. Li devo ancora provare, quindi non posso dirvi se mi trovo bene o se mi trovo male. Comunque, prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di lasciare qualche like di supporto e di attivare anche la campanella per ricevere le notifiche ed essere avvertite ogni volta che esce un mio nuovo video. Iniziamo subito. Allora, qua in basso ho la mia, diciamo, borsa dove tengo all'interno tutti i prodotti per le unghie. Adesso vedo come fare. Allora, prima di tutto ve li faccio vedere. Cambio gli occhiali perché non leggerei benissimo. Allora, i prodotti per le unghie. Ve li faccio vedere. Allora, io non so, li ho acquistati in un negozio di parrucchieri che si chiama esattamente, per chi fosse qua della mia città, la Farfalla, Farfalla. No, loro non sanno che sto facendo questo video, quindi non è un video collaborazione, semplicemente sto condividendo con voi perché hanno un prezzo ottimo. Allora, la confezione è così. Io non so se loro le hanno fatte realizzare, hanno fatto realizzare questi pirottini e hanno gel in grosse quantità e poi li riempiono. Io penso sinceramente che sia così. Sono 5 ml di prodotto, quindi è tantissimo il prodotto. Voglio vedere un attimino nelle altre confezioni di smalto semipermanente. Allora, qua c'è scritto che ci sono 8 ml in quello di Estrosa. Non lo so, apparentemente mi dà l'impressione che ci sia più prodotto qua, però c'è scritto 5 ml. Però allora, questi di Estrosa, a meno che uno non trovi una promozione, costano intorno ai 13-14 euro. Io questi li ho pagati 3,50 euro l'uno. La varietà dei colori era tantissima, ci saranno stati un centinaio di colori, tutte le sfumature del rosso, bordeaux, del rosa, dei nude, i grigi, erano proprio completi in tutti i colori, cosa che capita raramente anche in quelli di Estrosa, magari dove vado io non si forniscono tantissimo, però comunque il colore che ho preso io. Allora, vediamo se qui sì. Allora, certi hanno qui la scritta, quindi ho Jungle, poi non so se si legge così, e vi farò una foto dopo, così lo vedrete meglio per vedere come si presenta il prodotto. Vi farò la foto del singolo gel, così quando dirò il nome, qua al lato vedrete il colore del gel. Quindi Jungle, vi faccio vedere il secondo, Dark Grey. Qua vi metterò il colore. Il terzo, Even. Qua vi metterò il colore. Il quarto, Midnight Lady, e qua il colore. Il quinto, Pixie Pink, qua vi metterò il colore. Sesto, Humbery, poi correggetemi se sbaglio. Qua vi metto il colore. Settimo, Paradise. Qua vi metterò il colore. Ottavo, Meteor. E qua vi metterò il colore. Nono, Venus. E qua vi metterò sempre il colore. Decimo, Nougat.
Questi li hanno scritti a mano, cambia il pirottino e presumo che questi li abbiano riempiti loro al 100%. Qua comunque vi metterò il colore, molto molto bello. Se non ricordo male rimane brillantinato, ho preso diversi brillantinati, adesso a memoria non riesco a ricordarmeli tutti perché li ho presi ieri. Qua non riesco a capire, penso che sia una N, però ve lo avvicino, qua vi metterò il colore. Poi calamite, qua vi metterò il colore, sarebbe il dodicesimo, e questo qui, aspettate che sta anche perdendo, questo qui me lo ricordo perché ha un colore particolarissimo, cioè sembra oro, ma è un verde militare con tante pagliuzze, lo vedrete poi di lato nella foto. Poi quindi 12, tredicesimo popcorn e vi metterò qua il colore, è stupendo anche popcorn, black cherry e vi metterò sempre qua il colore. E qua non riesco a capire, summer, non lo so, e vi metterò qua il colore. Espresso è stupendo, vi metterò qua il colore, è un marrone meraviglioso, proprio bello. Poi anemone, vi metterò qua il colore e per finire rubin e vi metterò qua il colore. Se non ricordo male dovrebbe essere un bordeaux, forse glitterato, non me lo ricordo. Comunque quando li proverò, ho in mente di cambiarmi oggi il semipermanente, ovviamente mani e piedi, e sono ancora indecisa se fare o qualcosa di naturale. Senz'altro farò le unghie bicolore, quindi ho in mente di fare indice, non indice, anulare e pollice di un colore, magari glitterato. E le altre tre unghie di un altro colore, quindi o rosa e rosa glitterato, oppure grigio con il grigio glitterato, o popcorn per esempio con nugget o nougat, che sono sempre dei nude, forse uno è glitterato, non lo so. Valuterò dopo che ho fatto le unghie se riuscirò, vi imposterò la foto qua delle mie unghie e niente, sinceramente come colori mi sembrano molto belli e anche ho voluto prendere i colori che erano un po' diversi dalle colorazioni che avevo di già. Per esempio rossi non ne ho preso perché il rosso che piace a me ce l'ho, quindi sono andata a individuare quei colori che mi mancavano. Questa promozione 3,50 euro se sono validi, quindi devo vedere poi una volta applicato, perché non avendo il pennellino come lo smalto, senz'altro l'applicazione come quella del gel, devo vedere se rimane bello pieno oppure se si sposta. Già così a me non piace, quindi io non, cioè, mi posso limitare a farveli vedere. Per chi eventualmente fosse interessato e fosse della mia città, eventualmente volesse andare a dare una sbirciatina, a vedere un attimino come sono. Ho aperto l'ultimo per farvelo vedere, ai glitter, e dovrebbe essere Ruben. E i pirottini sono pieni, quindi soprattutto mi danno l'impressione di non essere quei gel che si seccano, poi magari mi sbaglio. Dovrebbe quindi durare, secondo me, ne contiene di più, per esempio, di quelli di Douglas, che adesso ne prendo uno. Adesso qua è coperta la quantità. No, qua addirittura dice
10 ml, boh, non lo so. Già quando li ho acquistati questi, la bottiglietta vedendola da dentro sembrava vuota, anche perché una volta ho riempito un pirottino che mi era più comodo. E praticamente all'interno non c'era quasi niente, anche perché da Douglas non mi è piaciuta una cosa, né per quanto riguarda gli smalti né per quanto riguarda i semipermanenti. Allora, adesso no, nel senso con il Covid non posso dire niente, però prima del Covid, quindi vi sto parlando anche di febbraio, loro avevano l'esposizione di smalti e di semipermanenti. Cosa facevano? Li prendevano, te li facevano vedere, li aprivano, cosa sbagliatissima, perché se tu lo apri, a meno che non sia un tester, entra l'aria in automatico, è come il mascara, si sta già seccando. E poi me lo provavano nell'unghia, cioè, e poi quello che vendevano qual era? Quello. Non va bene, mi dispiace, non va bene sia per una questione igienica, ma anche per una questione di prezzo. Cioè, tu mi stai vendendo un qualcosa che utilizzi anche tu, perché loro, tra l'altro, offrono il servizio dove ti mettono il semipermanente e te lo fanno scegliere da lì. Per me non è molto corretto. È una cosa che non mi è piaciuta. Infatti, non ho più comprato semipermanenti da loro. Allora, ne approfitto di questo video per farvi vedere due o tre cosine. Allora, la prima è questa che mi hanno regalato in questo negozio ed è della Nashi Argan ed è un idratante che si mette a capello bagnato e tamponato. Ve lo faccio vedere. Ci sono 30 ml di prodotto, lo proverò, se mi piace lo acquisterò e c'è una promozione particolare dove c'è questo prodotto con la spazzola in legno per 31 euro, se non ricordo male. Quindi uno è questo. Poi due prodottini che non c'entrano niente sono quelli di Wycon. Vi avevo detto che una volta ero stata da Wycon e praticamente non in quello dove li ho acquistati e praticamente aprendoli si erano rotti. Quindi li ho presi in un altro negozio Wycon e sono esattamente lo 07 e vi metterò qua la foto del prodottino aperto. E lo 05 che se non ricordo male è quello che già possiedo e vi metterò la foto qua del prodotto. Sono dei blush in stick che io il 5 utilizzo come blush e lo metto anche nella piega dell'occhio e l'altro lo voglio utilizzare proprio nella piega dell'occhio o comunque nella palpebra, quindi li ho presi per quel motivo lì. Poi, un'altra cosa che vi voglio far vedere è la magliettina che indosso. Ho tenuto il prezzo, quindi la maglia che indosso, ma no che non ho tenuto il prezzo, aspettate. Sì, la maglia che indosso veniva a prezzo pieno 24,99 con lo sconto 16,99. Ma ho scaricato dei punti dalla tessera, mi sembra di mio figlio, e quindi mi è venuta, mi sembra 11 euro, qualcosa del genere. Come taglia ho preso la 40 che corrisponde alla 44. Una di voi mi ha detto com'erano le taglie. E ok, ed è questa che ha la manica simil pizzo sangallo. All'elastico, quindi volendo si potrebbe portare anche così a barca, però va bene, io la porto così. Cerco di mettermi in piedi per farvi vedere. Qua alla cerniera, anche se io normalmente la cerniera non la amo, questa maglia è proprio confortevole. L'avevo acquistata insieme a quella maglia che avevo nel video dei prodotti, dei profumi Tesori d'Oriente. Un'altra cosa che vi faccio vedere, che veramente ho pagato pochissimo, sono delle scarpe che indosso. Dopo vedo di cambiare inquadratura e farvi vedere l'outfit delle scarpe che indosso, che in origine venivano 14,99, ho preso un 38 e venivano 7,99, anche queste con lo sconto le ho pagate, mi sembra 5 euro.
ve le faccio vedere dopo. Poi mi sembra che non vi devo far vedere altro. No, cambio l'inquadratura. Prima vi faccio vedere gli accessori. Oggi, come potete vedere dall'immagine, mi trovo a casa, è domenica e quindi non ho in questo momento l'Apple Watch perché a caricare. Di diverso ho i due bracciali di Pandora, questi con le murrine, tre murrine delle principesse, questi con sette vestiti delle principesse, che comunque vi avevo fatto vedere già in un video. Poi ho sempre la mia solita chincaglieria, tutto compreso. Gli anelli, questo è sempre di quell'azienda Errana che vi avevo fatto vedere, quello con l'ombrello, piove sempre sul bagnato, e qua c'è scritto Stay Magic. L'anello sigillo di Pandora, quello semplice sempre di Pandora. Gli orecchini. Gli orecchini sono degli orecchini vecchi che sono di mia figlia, lei non li sta mettendo e io li ho riesumati, sono degli orecchini Swarovski, che sono praticamente sempre tutti fucsia. Basta, cambio inquadratura, vi faccio vedere l'outfit e così poi ci possiamo salutare. Allora, perdonate l'inquadratura, questa è la magliettina, qua ho la solita collana di Pandora dove ho appeso i charm che vi avevo già fatto vedere in diversi video. Poi ho jeans di Golden Point, forse vecchissimi. E le scarpe che vi dicevo sono queste, tipo All Star, in tela rosa. Basta, tutto qua, ricambio l'inquadratura e vi saluto. Rieccomi. Allora, ne approfitto perché una di voi mi ha chiesto di farle sapere come mi sono trovata con le pastiglie per la pelle, queste della marca Swiss. Fare un video solo per questo sarebbe stato insomma troppo breve, quindi non le ho ancora terminate, vi dico la verità. Sono a buon punto, non manca tantissimo, però delle giornate le ho dimenticate perché quando avevo le borse piccole poi le prendo sempre dopo la colazione e quindi non le ho ancora terminate. Non mi trovo male, sono sincera, non trovo cambiamenti particolari perché non avevo problematiche particolari, cosa che invece questi che non ho ancora riniziato per i capelli ti rendi subito conto che funzionano, perché ti rendi proprio conto che perdi meno capelli e che incominciano a essere a esserci baby hair, cioè i capelli proprio piccoli che stanno crescendo. Questo non posso dire, non sono male, ma non noto differenze, quindi devo essere sincera, non le riacquisterò, ma riacquisterò sempre quelle per le unghie. La ragazza che mi ha chiesto appunto come mi trovavo con questi integratori, ho mosso tutto, con questi integratori per la pelle, è Maria Grazia Fulco. Quindi ti dico, se tu hai delle problematiche particolari, allora ti consiglio di provarle perché non hanno effetti collaterali e magari tu più di me puoi dire se funzionano. Se come me non hai un qualcosa di diciamo di così grande che si può notare qualche problema alla pelle, ti consiglio di non farlo perché non ho riscontrato un cambiamento o un miglioramento che fosse così visibile. Mentre, come ho detto precedentemente, questi per i capelli e per le unghie li straconsiglio perché noto proprio differenze sia soprattutto per i capelli ma anche per l'unghia, soprattutto per una come me che le unghie le mette davvero alla prova. Niente, non voglio dilungarmi,
Non ho nient'altro da dirvi, vi ringrazio per avermi seguito sino a questo punto. Come vi ho detto, se riuscirò ad avere il tempo e a farmi le unghie, vi metterò la foto, vi posterò la foto con la stesura di questi gel. Se eventualmente qualcuno appunto fosse della zona e dovesse avere curiosità di provare anche solo un barattolino, 3,50 euro. Vi lascerò esattamente, se siete di Sassari, sapete senz'altro dov'è questo salone. Nel caso potete pure chiedermelo nei commenti che vi metterò in contatto con loro. Niente, il video termina qua, io vi ringrazio e ci vediamo prestissimo, sempre se Dio vuole, a un prossimo video. Ciao a tutti.